Benvenuto nel primo episodio della nuova rubrica sui plugin musicali gratuiti di terze parti. Questa nuova rubrica si inserisce sempre nel contesto dei tutorial per Logic Pro, un software disponibile solo per sistemi Mac OS. E quindi di conseguenza mi riferirò sempre all'accoppiata Logic Pro più Mac OS, anche se in realtà nella maggior parte dei casi i contenuti sono validi anche per altre DAW o per altri sistemi operativi. Per iniziare, in questo primo episodio vedremo intanto come si installano i plugin, per poi proseguire nei successivi con approfondimenti dedicati sui migliori plugin free in circolazione. In questi tutorial, dicevo, prevedo di occuparmi solo dei plugin gratuiti per il momento. Anche se poi in realtà il modo per installarli è identico anche per quelli commerciali, come identico è il modo a prescindere dal tipo di plugin, perché infatti possono essere di tipo strumenti software o anche effetti. I plugin, spesso generalizzando, vengono chiamati VST, perché essendo il formato più diffuso viene adottato il nome per antonomasia. Comunque, il VST è solo uno dei formati possibili di plugin musicali, quello forse più diffuso in ambiente Microsoft, mentre in ambiente macOS il formato standard è il formato AU, che sta per Audio Unit. Una volta installati, i plugin musicali diventano disponibili per qualsiasi DAW o software musicale in grado di riconoscerli. Ma Logic Pro e GarageBand riconoscono solo il formato AU. Quindi, quando cerchi un nuovo plugin per questi software, ricordati di verificare che fra i vari formati sia disponibile anche il formato AU. Andiamo quindi ora a vedere come installare plugin AU su macOS. La prima operazione da fare è quella di procurarsi i plugin da installare. Io ne ho già scaricati un paio da usare in questo tutorial, ma alla fine ti segnalerò qualche sito in cui cercare i plugin free. Ti metto il link anche in descrizione poi. Il primo è Wider, del produttore Polyverse. È un effetto per l'espansione dell'immagine stereo anche di tracce monofoniche. L'altro plugin è Always on Piano, del produttore Digital Systemic. È un software instrument, in particolare un rompler con suoni campionati di un pianoforte verticale, rotto e dissonante. La seconda cosa da fare è verificare che nel sistema sia consentito l'uso di app scaricate da altri sviluppatori oltre che dall'App Store, perché altrimenti l'installazione potrebbe essere bloccata. Quindi apriamo le preferenze di sistema, andiamo in sicurezza e privacy. Ecco, se qui non fosse abilitato, andrebbe abilitato App Store e sviluppatori identificati, ovviamente sbloccando il lucchetto. Quindi ora possiamo procedere finalmente con l'installazione. Il plugin Wider si presenta come un'immagine disco, quindi l'apriamo con un doppio clic e scopriamo che contiene, oltre a un manuale, un package di installazione. Questo è uno dei casi che possiamo incontrare nell'installazione di plugin e qui non c'è molto da sapere, perché l'installazione è molto guidata. Basta infatti lanciare l'installer, seguire le opzioni dell'installer, fare le scelte. Ecco, in questo caso, per esempio, se abbiamo necessità di usare solo il formato Audio Unit per Logic, non c'è bisogno di installare gli altri formati di plugin. Proseguiamo, installa, ci autentichiamo. E il software così ha provveduto a installare correttamente il plugin. Il plugin di Always on Piano invece è in formato zip. Quindi per prima cosa unzippiamo il file, anche questo con un doppio clic. Nella cartella vediamo che c'è un solo file in formato component. Questo è il secondo caso possibile che possiamo incontrare, ovvero non abbiamo un installer ma solo il file corrispondente al plugin.
In questo caso dobbiamo posizionare manualmente il file nella giusta cartella perché possa essere visto ed eseguito dalla DAW o comunque da qualsiasi software in grado di riconoscerlo. I file component vanno semplicemente copiati nella library principale del sistema per poter essere disponibili per i programmi e utenti diversi. Raggiungiamo quindi la root dell'hard disk di avvio andando dal menu Vai a Computer, apriamo l'hard disk, andiamo nella libreria Audio Plugin. Qui troviamo le cartelle per ogni formato possibile di plugin. A noi interessa il component. Ecco, vediamo che qui dentro io ho già una serie di plugin installati, quindi andiamo a copiare il nostro component dell'Ozone Piano e lo incolliamo in questa cartella. Fai attenzione che Logic Pro carica i plugin all'apertura, quindi se Logic fosse stato aperto durante l'installazione sarebbe stato necessario riavviarlo, chiudendolo e riaprendolo per poter vedere i nuovi plugin. A questo punto possiamo aprire la nostra DAW preferita per vedere dove si trovano questi plugin e se funzionano correttamente. Ecco, vedi che all'apertura viene fatta la scansione degli audio unit. Creiamo quindi un nuovo project e una traccia di software instrument. Qui possiamo già selezionare il nostro piano. Andando nella tendina Instrument, i plugin di terze parti li troviamo sotto la voce AU Instrument. Qui organizzati in base al produttore. Abbiamo detto che il produttore è Digital Systemic e vediamo il nostro piano. Lo selezioniamo e creiamo così una traccia con questo strumento. Ecco qua il nostro piano. Lo strumento in realtà possiamo selezionarlo anche in un secondo momento dalla channel strip. Ecco, quindi l'ho rimosso. Adesso andiamo qua, ritroviamo la stessa tendina, AU Instrument, Digital Systemic, AU Ozone Piano. Per gli effetti audio invece di qualsiasi traccia andiamo dalla tendina Audio FX e andiamo alla voce Audio Unit. Anche qui vediamo le sottocartelle dei produttori e sotto la cartella Polyverse Music troviamo Wider. Un effetto semplice ma efficace e utile per ampliare l'immagine stereo. Abbiamo così verificato che i plugin installati funzionano correttamente. Volendo possiamo predisporre a questo punto un settaggio di base predefinito per il nostro piano, aggiungendo magari degli effetti per poi salvarlo come patch nella library. Quindi per esempio aggiungiamo un equalizzatore per dargli una sistematina, adesso sommaria ovviamente, senza stare ad approfondire. Apriamo la library e salviamo così la nostra patch. Che ritroviamo sotto le user patch, come già sappiamo. Volendo potevamo aggiungere anche un'icona, per esempio, ecco, mettiamocela, keyboard, ecco il nostro piano. E risalviamo la patch.
Sir, please. Per disinstallare i plugin, nella maggior parte dei casi è sufficiente rimuovere il file component dalla cartella che abbiamo visto poco fa. Quindi, se vogliamo rimuovere l'OS on piano, lo spostiamo semplicemente nel cestino e se abbiamo creato una patch nella library, pure questa la cancelliamo perché ovviamente non sarà più funzionante. In casi più complessi, se per esempio l'installer ha installato anche un'app standalone oppure altre risorse, è molto probabile che ci sia in quel caso anche un installer o informazioni del produttore specifiche su come disinstallare il plugin. Veniamo quindi alle note dolenti, cioè se il plugin non dovesse funzionare. Se riavviando Logic, dei messaggi ci avvisano che il plugin non può funzionare, controlla dalle preferenze di sistema se è richiesta una conferma per sviluppatore non verificato. Quindi sempre in sicurezza e privacy, in quel caso comparirà qua sotto un messaggio che ci chiede conferma sullo sviluppatore. Confermiamo quindi la volontà di proseguire e possiamo a quel punto riavviare Logic e il plugin dovrebbe funzionare. Ma potrebbe anche non farlo, potrebbe comunque non essere attivo e non essere caricato correttamente. In quel caso possiamo provare ad occuparcene dal plugin manager che lo puoi trovare nel menu Logic Pro sotto a Preference, Plugin Manager. Qui possiamo vedere, ecco, i vari produttori e questi sono tutti i plugin validati e lo vediamo anche dal check a fianco. Possiamo cercare il plugin non funzionante attraverso la ricerca o attraverso la cartella del produttore. Come vediamo, non avendo riavviato Logic, c'è ancora la cartella Digital Systemic, quindi mi ero dimenticato prima di dirvi che è ovviamente per rendere attivo all'eliminazione del plugin bisogna nuovamente riavviare Logic. Quindi eventuali plugin non funzionanti dovrebbero trovarsi in una situazione simile a questa. Quindi a quel punto l'unico tentativo che possiamo fare è cliccare su questo check button e premere su Reset Rescan Selection. A quel punto possiamo riprovare, possiamo provare a riavviare Logic. Ma se il plugin a questo punto proprio non funziona, probabilmente non è compatibile con la nostra configurazione. Quindi saremo costretti a rimuoverlo. Per concludere, riprendiamo dal punto in cui siamo partiti, ovvero dove ci procuriamo i plugin gratuiti da installare. Apriamo una finestra del browser in cui ho già predisposto i link. Ecco, innanzitutto c'è Plugins for Free, che di recente ha rinominato il proprio dominio, infatti prima era VST for Free, proprio per risolvere, immagino, l'uso generalizzato improprio del termine VST. Questo è un sito aggregatore di plugin free, molto ben fatto, in cui filtrando i contenuti puoi facilmente individuare virtual instrument o effetti utili alle tue produzioni. Ecco, abbiamo anche il filtro sul sistema operativo, quindi se ci interessano i plugin audio units, abbiamo così intanto filtrato quelli per sistema e poi per ogni plugin, ecco, vediamo se è presente la versione audio unit. Un'altra risorsa utile è KVR Audio, in cui non ci sono solo plugin gratuiti, ma è possibile usare i filtri per limitare le ricerche solo ai plugin free, ecco. Ma ci sono altri filtri, in questo caso anche più selettivi di plugin for free, per esempio possiamo filtrare solo gli audio unit. Ed ecco qua i plugin fra cui possiamo scegliere. Ora che sai come installare i plugin di terze parti, possiamo cominciare a provarli e ad esaminarli. Ma questo ovviamente a partire dal prossimo episodio.